Il presidente Mattarella ha parlato di agricoltura e competizione. Il Movimento 5 Stelle non commenta. Aspettiamo che il capo dello Stato ci risponda. Dice oggi il capogruppo dell'Orco per spostare in avanti il voto sulle riforme costituzionali, cioè dopo la mozione di sfiducia al governo per il caso Guidi in calendario il 19 aprile, mentre Di Battista invoca un confronto TV con la ministra Boschi. Prossimamente verrà votata una riforma costituzionale, ma prima di questa riforma costituzionale noi chiediamo che venga appunto discussa la mozione di sfiducia al governo Renzi, perché questo governo è delegittimato, ripeto, ma non è neanche Renzi che comanda in questo paese, comandano lobbisti che evidentemente hanno fatto favori al Partito Democratico e ai quali il Partito Democratico restituisce il favore. Domani arriverà in aula alla Camera dei Deputati la riforma costituzionale in sesta ed ultima lettura. Il Premier ha già annunciato il suo intervento e il PD conta di chiudere entro la settimana in attesa del referendum confermativo. Siamo a un passo dall'approvazione di una riforma storica, grazie alla quale avremo finalmente istituzioni più semplici e più solide. Il Movimento 5 Stelle, anche in questo caso, cerca di impedire che vengano approvate riforme chieste da anni dai cittadini. Però la democrazia italiana è più forte di chi vuole che tutto resti come prima e per questo anche la riforma istituzionale verrà approvata, nonostante l'ostruzionismo grillino.